Esame Stato 2019, matematica fisica. Problema 1, vediamo le prime due domande. Due fili rettilinei paralleli bloccati, uno esce e uno entra nel foglio, distanti 1 metro, lunghezza indefinita, percorsa corrente della stessa intensità, si indichi con I. L'intensità è espressa in ampere. Piano perpendicolare ai fili, piano XY, il filo che esce sta nell'origine e la corrente che entra sta 1 metro più là. Prima domanda, verifica che l'intensità di B espressa in tesla in un punto P qualunque tra 0 e 1 metro è dato da questa funzione dove K è una costante positiva della quale si chiede l'unità di misura. Stabilire direzione e verso del vettore B al variare di x nell'intervallo 0-1 metro. Per quale valore di x l'intensità di B è minima? Ora vediamo lo svolgimento. Svolgimento molto veloce e impreciso. Questo è il filo che esce, questa è la corrente che entra. Ciascuno di loro genera un campo B dalle linee circolari, e questo linee circolari antiorarie e quest'altro linee circolari orarie in accordo con la regola a mano destra numero 1. In un punto X qualunque tra 0 e 1 metro abbiamo quindi due campi magnetici, campi induzione magnetica, il primo generato dal filo di sinistra che va in alto e anche il secondo generato dal filo di destra va in alto. Tutti e due i campi vanno in alto, si sommano, quindi il campo risultante è in alto. Ed è dato dalla legge di Biot-Savart sia per il primo che per il secondo filo. Primo filo, μ0 su 2π, I su R1. R1 è la distanza tra il primo filo e il punto X, quindi R1 è X. E l'altra legge di Biot-Savart ci va R2, la distanza tra il secondo filo e X, e questa distanza è 1 metro meno X. Sarebbe questa distanza qua. Quindi raccogliendo μ0 su 2π I, abbiamo 1 su X più 1 fratto 1 metro meno X. La costante K quindi è μ0 su 2π per I. Come è scritto qua, la sua unità di misura è mi0, anzi il suo valore, possiamo calcolare il suo valore, mi0 4π 10 alla meno 7 newton sulla metro quadrato, 2π sta sotto I. Quindi si semplifica, rimane 2 per 10 alla meno 7 newton sulla metro quadrato per I. Siccome I sono ampere, dopo si semplifica con l'ampere sotto e abbiamo K espresso in newton sulla metro. Del resto, anche senza conoscere la legge di Biot-Savart, noi sappiamo, possiamo ricavare che K è newton sulla metro. Perché? Tutta questa parentesi è espressa in 1 su metri, cioè metri alla meno 1, la moltiplichiamo di qua per b per ricavare, per isolare k, quindi k ha le dimensioni di b per metro, ma b ha l'unità di misura tesla, quindi tesla per metro, ma tesla è newton su ampere metro, per metro rimane newton su ampere, stesso risultato di prima. Ora intuitivamente possiamo capire che il valore di b, il b complessivo tra i due fili, avrà un minimo esattamente a mezzo metro, cioè a metà strada fra due fili. Infatti il campo induzione magnetica ha un andamento di tipo iperbole, perché allontanandosi da ciascun filo diminuisce come 1 diviso la distanza, 1 su R. Perciò il campo generato dal primo filo sarà massimo, tende all'infinito avvicinandosi al primo filo, e poi diminuisce come un ramo di iperbole allontanandosi dal primo filo. Lo stesso fa il campo B2, generato dall'altro filo, tende all'infinito quando noi ci avviciniamo al secondo filo, allontanandosi invece dal secondo filo tende a spegnersi a zero. Quindi nella zona fra i due fili abbiamo la sovrapposizione di due campi induzione magnetica che hanno questo andamento a iperbole. E quindi sommandoli verrà fuori un unico campo B, che è questo rivolto in alto, che tende all'infinito avvicinandosi sia a B1 che sia al filo di sinistra che al filo di destra. Quindi questo campo B tende all'intensità infinita. Ma poi in mezzo avrà un valore minimo, esattamente a metà strada fra i fili, perché i due fili hanno la stessa corrente. Per questo mi aspetto che il minimo si abbia a mezzo metro. Questo si può anche dimostrare rigorosamente calcolando la derivata prima del campo B, cioè di questa funzione, cioè di questa. K lo porto sotto a B, quindi derivata prima di B diviso K, devo derivare la parte tra parentesi. Meno 1 su x quadrato derivata del primo termine, meno 1 diviso il denominatore al quadrato, è la derivata del secondo termine, ma è una funzione composta, quindi devo derivare anche il denominatore. E quindi questo segno meno mi fa cambiare segno qua. Faccio il minimo comune multiplo e quindi ho quassù meno 1 per 1 metro meno x quadrato, eccolo, più x quadrato. Svolgo il quadrato del binomio, sommo con x quadrato va via, e quindi rimane 2 metri per x meno 1 metro quadrato e sotto il denominatore, denominatore che è sempre positivo.
perché x quadrato è sempre positivo e anche un metro meno x quadrato lo è perché, qui ho sbagliato a scrivere il quadrato è fuori della parentesi, perché un metro è maggiore di x, o meglio x è minore di un metro, perché x è un punto fra due fili, quindi non può arrivare un metro. Quindi un metro è maggiore di x, questo fattore è positivo. Quindi il denominatore è sempre positivo e perciò il segno db' è uguale al segno di questo numeratore, cioè 2 metri x meno 1 metro quadrato. Segno di b' è segno di questo. Qui ho raccolto metri, ma il segno di 2x meno 1 metro è un segno positivo se x supera mezzo metro. Quindi il segno di b', che è anche il segno di 2x meno 1 metro, sarà negativo prima di un mezzo e maggiore o uguale a 0, cioè positivo oltre un mezzo, cioè un mezzo metro. E quindi la funzione b, la sua derivata, è negativa 0 positiva, quindi vuol dire che la funzione b qui diminuisce, qui si appiattisce e qui sale. Infatti dove la derivata è negativa la funzione diminuisce, dove la derivata è positiva la funzione cresce. Qua un minimo esattamente a mezzo metro, che è questo minimo qua a mezzo metro, esattamente a metà strada fra i fili, il campo b è minimo possibile, è il minimo. Seconda domanda, nella zona di spazio sede del campo B, quindi tra i due fili, una carica puntiforme transita per il punto di mezzo, proprio dove il campo B è minimo, con velocità in direzione della retta di equazione x uguale 1 mezzo. X uguale 1 mezzo è una retta verticale che passa a metà fra i fili. Descrivi il moto di questa particella in presenza del solo campo magnetico generato dalle due correnti, giustificando le conclusioni. Quindi la particella transita qui, verso l'alto o verso il basso, perché è nella stessa direzione della retta verticale. Ma allora transita nella stessa direzione del campo B, quindi o con angolo 0 o con angolo 180 gradi se la particella va in basso. E sappiamo che una particella carica che però cammina, corre nella stessa direzione di B non subisce forza di Lorentz, quindi prosegue dritta di modo rettilineo uniforme. Forza di Lorentz uguale a 0, sia che va in alto che sia che vada in basso. Ultima domanda, intensità direzione verso il campo magnetico B nei punti dell'asse X esterni al segmento, cioè a destra del filo 2 oppure a sinistra del filo 1. Esistono punti dell'asse X dove l'induzione magnetica B è nulla? In questo disegno ho riportato in verde il campo B generato dal filo di sinistra, in rosso il campo B generato dal filo di destra. Il fatto che il ramo di iperbole verde qua sia negativo è perché il filo di sinistra genera alla sua sinistra, quindi per le x negative, un campo B rivolto in basso. E allo stesso modo il ramo di iperbole B2 a destra del filo di destra, quindi per le x maggiore di un metro è negativo questo ramo di iperbole perché il campo B è generato in senso orario e quindi a destra del filo va verso il basso, quindi è un valore convenzionalmente negativo. Si vede meglio in questo disegno. Prendiamo un punto a sinistra del filo di sinistra, quindi x negative, e con la regola della mano destra, mettendo il pollice su questa corrente, vediamo che il campo B generato, B1, generato dal filo di sinistra va verso il basso in questo punto, mentre invece, sempre con la regola della mano destra, il campo B2 generato dal filo di destra, stavolta il pollice lo dobbiamo mettere a entrare, questo campo ruota in senso orario e quindi nel punto x negativo questo campo va verso l'alto. Stessi discorsi invece in un punto a destra di un metro. Il campo B1 di colore verde è generato in senso antiorario dal filo 1 e quindi va in alto, mentre invece il campo B2 di colore rosso è generato dal filo 2 in senso orario e quindi va in basso. Quindi io ho usato la convenzione che B1 in basso è descritto da un valore B1 negativo, B2 in basso da un valore B2 negativo, mentre invece questo B2 in alto corrisponde a questo valore qui, eccolo il B2 in alto generato dal filo di destra. Questo B1 in alto, molto debole, corrisponde invece a questo ramo di iperbole, quindi è un B1 generato dal filo di sinistra positivo, questo qua più o meno in questa posizione qua giù. Torniamo quindi a questo disegno. E adesso analizziamo quello che accade appunto a sinistra del filo 1 e a destra del filo 2, avendo invece già analizzato prima quello che accadeva in mezzo, dove il campo B totale disegnato in nero aveva un minimo in corrispondenza di mezzo metro. Cominciamo a sinistra del filo 1, dobbiamo sommare un B1 negativo con un B2 positivo.
La situazione è esattamente questa, soltanto che il B1 è sempre maggiore del B2, perché le correnti nei fili hanno la stessa intensità, ma il filo 1 è più vicino, meglio, questo punto X è più vicino al filo 1 che al filo 2, quindi il filo 1 farà un campo B1 più intenso. Si vede anche sommando i rami di iperbole. Se io prendo un punto qua, il ramo di iperbole verde è più in basso, quindi è più intenso del ramo di iperbole rosso, e quindi nella somma algebrica vincerà sempre il ramo di iperbole verde, cioè vuol dire che B1 vince su B2 e il campo totale a sinistra del filo 1 sarà sempre rivolto in basso. Infatti, quando andiamo a sommare il ramo di iperbole verde con quello rosso, otteniamo un'altra specie di ramo di iperbole, questo nero, che è però negativo, perché B1 è più profondo e più basso di B2. E la stessa cosa accade a destra del filo di destra, dove è più intenso B2, perché in un punto qua a destra questo punto è più vicino al filo 2 che al filo 1. Quindi il B2 vincerà sempre sul B1, infatti l'ho anche scritto, B1 minore di B2. E questo si vede anche confrontando i rami di iperbole, perché il B2, cioè il B1, questo ramo di iperbole verde, è positivo, ma è molto piccolo e molto basso rispetto al B2, che è molto più profondo e negativo. Quindi quando andiamo a sommare algebricamente i due rami di iperbole, viene fuori un campo B totale, che è questa specie di ramo di iperbole nero, che è sicuramente negativo. Quindi, in conclusione, all'estremità, cioè a sinistra del filo 1 e a destra del filo 2, cioè negli intervalli esterni, avremo il campo B sempre rivolto in basso, mentre invece all'interno il campo B era sempre rivolto in alto, e non vi sarà mai possibilità di azzerare questo campo B né all'esterno dei due fili né all'interno, quindi non ci sono punti con B nullo. Questo l'abbiamo visto intuitivamente, ma si può dimostrare anche rigorosamente. Riprendiamo la formula del campo B, K per 1 su X meno 1 più 1 fratto 1 meno X. Questa formula continua a essere valida anche a sinistra del filo di sinistra, quindi per le X negative. Infatti questa X negativa renderà questo valore negativo, cioè 1 su X diventa negativo, in accordo col fatto che il B1 punta in basso, quindi è un valore negativo. Invece l'altro termine sarà positivo. Facciamo un esempio numerico, immaginiamo un punto x che si trova a mezzo metro a sinistra dell'origine, quindi x uguale meno un mezzo. Allora questo meno x diventa più un mezzo, e qui questo denominatore diventa 1 più un mezzo, quindi 1,5, che è la distanza tra il filo di destra e il punto scelto, quindi è un metro più un mezzo metro, un metro e mezzo. Quindi questo risultato infatti fa un metro e mezzo, ed è un valore positivo. Ora andiamo a dimostrare che questa espressione ha sempre un valore negativo complessivo per tutte le x negative, cioè le posizioni a sinistra del filo di sinistra. La dimostrazione è qua, il b a sinistra, ho ricopiato la formula, poi ho tolto un metro, vedo che ho fatto un errore algebrico perché il più non so perché è diventato meno, adesso correggo. Ho effettuato le correzioni, ho rimesso il più. Poi, per non lavorare con la x negativa, pongo t uguale meno x in modo che t sia positiva. Quindi al posto di x scrivo meno t, al posto di meno x scrivo t. Dopodiché sono solo passaggi algebrici, minimo comune multiplo, t e meno t si semplificano, e quindi ottengo che il campo B a sinistra di 0 assume sempre valore negativo, perché abbiamo meno k era una costante positiva, e qua a destra c'è tutte quantità positive, perché t è positiva, quindi t e t più 1 sono tutte positive. Perciò abbiamo dimostrato che il campo B a sinistra è negativo a causa di questo segno meno per tutte le x a sinistra di 0. Allo stesso modo adesso andremo a dimostrare che il campo B è sempre negativo anche a destra di un metro. La formula è ancora valida questa di prima, solo che per x maggiore di un metro meno x diventa negativa. Per esempio, se x è un metro e mezzo, un metro meno un metro e mezzo fa meno mezzo metro. Quindi è negativa tutta questa parentesi, come giusto, perché questo secondo termine rappresenta il B2, e il B2 è, come si vede sia qui, va verso il basso, che il ramo di iperbole, è negativo a destra del filo 2. Andiamo a dimostrare che questa quantità è sempre negativa per x maggiore di un metro. Ricopio l'espressione del campo B a destra e ho tolto l'unità di misura metro, x maggiore di 1. Minimo comune multiplo, faccio semplici calcoli, semplifico la x, quindi viene questa espressione,
che è sempre negativa perché k è una costante positiva, x pure, essendo x maggiore di un metro, ma 1 meno x, come detto poco fa, è negativa perché x supera un metro, quindi 1 meno qualcosa di più grande di un metro è negativa. Per colpa di questo fattore negativo, il campo B a destra del filo di destra, quindi per x maggiore di un metro, è negativo. Abbiamo quindi dimostrato direzione verso, sempre verso il basso, nel campo magnetico B nei punti esterni al segmento OD. Non ci sono punti dell'asse X dove il campo magnetico è nullo, l'intensità del campo B è data da questa espressione, è la stessa espressione che è valida sia a sinistra che a destra, sia a sinistra del filo di sinistra che a destra del filo di destra, e anche è valida tra i due fili. Quindi questa espressione è valida su tutti i punti dell'asse X.